Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ci dice il suo nome? Sono Alessandro Ricerca, nato a Enna il 21/365, commissario di polizia, in servizio adesso presso il commissariato Libertà. Bene. Prego, signor Pubblico. Grazie, buongiorno. Buongiorno, mi chiedo. Le chiedo dove prestava servizio nel corso del 92? Alla squadra mobile. Alla squadra mobile di Palermo? La squadra mobile di Palermo sino al marzo 2018. Con quale qualifica? Con quale qualifica? Ero vice ispettore. Sì, no, perché abbiamo il rumore dei condizionatori. Quindi, mi ha detto scusi, vice ispettore? Vice ispettore, sì. Senta, al tempo della strage, delle stragi, in che sezione operava? Allora, sono stato alla Catturandi, dalla strage di Capaci feci parte di un gruppo di lavoro che si istituì proprio per la strage Falcone. Ho capito. Con riferimento alla strage di Via D'Amelio? No, io facevo parte del gruppo Falcone, perché purtroppo la prima strage fu quella di Falcone, poi al verificarsi della strage di Via D'Amelio fu istituito un ulteriore gruppo che si occupava di quell'attività. Io prevalentemente ho fatto solo la strage Falcone, poi successivamente ho fatto la parte processuale, alcune parti processuali sulla strage di Via D'Amelio. Quindi riscontri a dichiarazione. Alle dichiarazioni. Sì, il famoso 507, se non ricordo, era il procedimento, c'era il dottor Di Natale, come il 990, se non vado errato. Come... Senta, il giorno di 19 luglio lei è intervenuto a Via D'Amelio? Però ero a mare, sono ritornato dal mare e andai sul luogo della strage, ero arrivato dopo che si era verificata. Sì, Dopo quanto rispetto a quando si è verificato? Ne suppongo un'oretta e mezza. Senta, le chiedo, visto che poi lei, almeno fino alla fase successiva dei riscontri, non si occupa delle indagini, se ha mai avuto sentore notizia di una borsa, che era poi la borsa del dottor Borsellino, se ha mai saputo della presenza di questa borsa, del prelievo di questa borsa da parte. Quello che giornalisticamente poi è uscito, no? All'interno degli uffici lei ha mai notato questa borsa o una borsa all'interno dell'ufficio della squadra mobile o del dottor La Barbera in particolare? No. Senta, con riguardo a Scarantino, lei ha partecipato ad alcune attività che riguardavano la... No, non ho mai fatto sopralluoghi o attività che riguardassero Scarantino. E per quanto riguarda la sua presenza nelle varie località? Una volta soltanto. Dove esattamente? Allora, è stato settembre 94 per 15 giorni soltanto. Settembre 94, fine settembre 94, i primi giorni, la prima decade di ottobre di quell'anno. Il paese, il luogo era? Allora, la missione, se non ricordo male, iniziò a Jesolo, poi in questi 15 giorni ci furono diversi spostamenti. Dopo 4 giorni, mi pare che andammo a Vercelli, da Vercelli poi a Biella la stessa notte, da Biella andammo a Torino e poi gli ultimi 4 giorni della mia missione furono in provincia di Imperia, non mi ricordo se era San Bartolomeo a Mare o era Imperia proprio. Nella zona di Imperia. Sì. Senta, motivi di questi spostamenti così ripetuti e... Suppongo perché si doveva cercare una allocazione migliore per il collaboratore. Senta, con riguardo a Imperia, meglio, San Bartolomeo a Mare, provincia di Imperia, lei quanto tempo è rimasto lì? 4 giorni. 4 giorni? Sì, gli ultimi 4-5 giorni della mia missione. Ricorda come era strutturato il servizio? Ossia, quali erano le mansioni, la divisione dei compiti tra... Ma la nostra mansione... Voi eravate in quanti? Dove dormivate? Noi dormivamo in strutture pubbliche, ma la nostra mansione prevalentemente era quella di assistenza familiare al collaboratore, alla famiglia, perché era lui
se in, in sistema di detenzione extracarceraria. Sì. Siccome tra l'altro era probabilmente il collaboratore non era uscito mai neanche da, dal quartiere Guadagna, la nostra, il nostro compito era quello proprio di dare assistenza alla famiglia, perché si era portato sia la moglie che i propri figli. Di fatto scrivevamo, facevamo la spesa, facevamo queste cose qui, era proprio un'assistenza in tal senso. Signora, quando, ossia per le, diciamo, necessità quotidiane, faceva leva quindi su di voi? Sì. O, sulle, o sul gruppo, diciamo, di Imperia, dei poliziotti? No, 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 noi sbrigavamo. Ricordo che in uno, del, in uno di quei giorni, perché mi rimase impresso, fu che il figlio, o il figlio o la figlia, mi pare il figlio Nino del signor Scarantino, fu morso da una zecca. Addirittura poi noi ci siamo prodigati per accompagnarli in ospedale, così come ci prodigammo per l'iscrizione a scuola. Queste erano le nostre mansioni. E un rapporto diretto con Scarantino? Io sì, c'era il rapporto, perché ci mandava a fare la spesa, e certe volte pure le dico che non che facesse dei soprusi, ma ci riportava, ci, sì, ci chiedeva, ho bisogno di comprare i bastoncini Findus, e magari tornavamo con una confezione, non ne voglio un'altra, e noi facevamo questo. Ho capito. Senta, mentre invece i compiti del, dei, dei colleghi liguri, qual era esattamente? Suppongo che sia, era una vigilanza che facevano esterna alla, al luogo dove lo Scarantino era. Quindi, solo, quindi non avevano, diciamo, no, contatti diretti con Scarantino? No. Nel periodo in cui lei è stato lì, ha avuto, ci sono stati screzi, ci sono stati, al di là dei bastoncini? No, ma io guardi, non, tra dico, l'altro ci sono stati particolari ragioni di contrasto con lo Scarantino? Assolutamente, tra l'altro io le dico, era un servizio che non, non è che mi piacesse tanto, ma ho mantenuto solo dei rapporti formali e assolutamente, anzi se potevo stare più fuori dall'abitazione ci stavo. Senta, quanti eravate nella rotazione, quanti si recavano di volta in volta? Io tre, poi siccome ho fatto solo questo servizio non so se a volte erano tre, se a volte potevano essere pure quattro, ma in genere eravamo in tre. Lei nella sua presenza a San Bartolomeo ricorda chi? I suoi colleghi? Io ero, ricordo perché il turno l'ho fatto con loro, tra l'altro ero il responsabile del turno, il, l'assistente di Gangi e una collega Curro. Curro. Senta, lei poi non è tornato più perché ha chiesto al dottor La Barbera di non... No, no, non era il mio... avevo altre, altre mansioni, tra l'altro come, come ispettore facevo, avevamo noi tutte le attività della strage di Capaci, quindi non... Ho capito, quindi accidentalmente, diciamo, sì, è stato coinvolto, sì, in questa, questa vicenda che riguardava la, comunque sia la, una conseguenza della strage, sì, di Via D'Amelio. Senta, lei ricorda se innanzitutto partecipa, abbiamo capito bene, alla, all'insediamento, alla, al trasferimento di Scarantino, non so se da Jesolo o da Torino, ad Imperia, cioè a San, no, Bartolomeo. Jesolo, poi si partì per Vercelli, da Vercelli si andò a Biella e la notte poi l'indomani si andò a Torino e c'è stato soltanto, sì, un giorno, perché ricordo che andò in albergo, cioè, e da, da Torino poi a Imperia. Lei ricorda la presenza del dottor La Barbera Arnaldo allorché durante il mio turno? Durante il no, suo periodo, sì. No, no. Di funzionari venne qualcuno quando... Può darsi che è potuto venire il dottor Ricciardi, però non ho... No, no, no. Non ha memoria della sua, sì, presenza. Dice può darsi perché lo presume sulla base di quali... Perché se, se c'era qualche cosa, poteva qualche funzionario venire, se c'era qualche necessità. Sì, no, glielo chiedevo per questo, perché dico, lei, diciamo, voi andate, o meglio, portate Scarantino, sì, a Imperia. Quindi immagino ci saranno stati inizialmente i preliminari contatti con la questura d'Imperia, e li ho presi, questi... gli accordi, sì, un'ordinanza che il questore aveva fatto e che magari interessava anche la vostra attività. Dico, questi contatti, questa interlocuzione, visto che è il momento iniziale, la prende lei come responsabile volte... di quell'aliquota, sì, quel momento di staccata, sì, o qualcun altro? Sì, giustamente sapevamo che dovevamo rivolgerci, che le dico, al dirigente della squadra mobile di Torino, al, ai, ai nostri omologhi uffici territoriali. Mm-hmm. E lei quando prende contatti
come più alto in grado in quel momento, ricorda con chi riprende, cioè chi è il funzionario, di quale ufficio? No. Probabilmente, sicuramente della squadra mobile, però non ricordo nei nomi. Lei, dottoressa Vetticelli, la ricorda? Funzionario della squadra, credo della squadra mobile d'Imperia. Può darsi, dottore, il cognome mi dice qualcosa, però se ho avuto un contatto di un paio di giorni... Episodico, ma non ricorda nulla? No. Senta, il dottor Contraro lo ricorda? Dirigente della squadra mobile del tempo. Se mi dice lei che era il dirigente, può darsi che avrò preso... Può darsi che abbia preso... non mi sovviene... La Peppicelli sì, perché era un cognome più... Ricorda se venne avviata un'attività di intercettazione sull'attività, sull'utenza che era installata all'interno dell'abitazione? Ho un ricordo che penso di sì, fu fatta un'intercettazione telefonica. Ecco, questa intercettazione, diciamo, a questa attività di intercettazione chi provvedeva? Provvedeva il gruppo distaccato? Ma non era io non l'ho mai seguita, quindi non gliene so parlare, però non era, dei ricordi che io, non era una propria e vera intercettazione telefonica, venivano messi i nastri e poi una tantum si andava a vedere se ci fossero telefonate o meno, non era un servizio come quello che facevamo, un servizio di intercettazione dedicato con personale permanentemente, esattamente in una sala ascolto, assolutamente no, questo è sicuro. Voi nel corso della giornata eravate sempre lì oppure facevate dei turni, vi scambiavate? In genere facevamo, quando si stava fuori sede si faceva sempre il servizio di straordinario, qualche volta poteva capitare che magari si riposasse un'oretta, si riprendesse il pomeriggio, non proprio presto, però in genere eravamo in tre, cercavamo di restare. E poi eravate una volta sul posto, vi insediavate all'interno dell'abitazione o all'esterno, cioè permanevate prevalentemente, guardi, il turno che ho fatto io prevalentemente lo facevo all'esterno perché non era una cosa che professionalmente esattamente non era, mi ero occupato di altre cose, ci sono dovuto andare, va bene così, ho mantenuto solo ed esclusivamente un rapporto formale di educazione per quello che poteva essere e basta. Senta, interessa in questo processo anche avere idea, diciamo, anche non dico della formazione culturale di Scarantino, però della sua capacità espressiva. Parlava correttamente, no, scriveva, lei ricorda se firmava o faceva delle istanze per iscritto, se c'era qualcuno, insomma, se toccava, occorreva sostenerlo sotto questo profilo. No, guardi, consideri, mi ero permesso prima, secondo me Scarantino non era mai uscito dalla Guadagna, quindi il suo strato culturale era molto basso, i figli dell'italiano sconoscevano che cosa fosse l'italiano, quindi parlavano solo ed esclusivamente in siciliano. Penso che poi, grazie alla permanenza fuori la Sicilia, abbiano iniziato un attimo a parlare pure correttamente la lingua italiana. Senta, c'era qualche problema, c'erano contrasti all'interno della famiglia fra Scarantino e la moglie, c'erano contrasti che lei sappia, che abbia colto cenni sulla scelta fatta da Scarantino di collaborare? No, penso che la moglie abbia accettato e l'ha seguito. No, le chiedo se notò, se ebbe mai, insomma, no, a notare contrasti tra marito e moglie per quel periodo che ci sono stato io, assolutamente no. Senti, confidenze fatte a lei o a suoi colleghi, naturalmente, circa il fatto che questa collaborazione era una collaborazione forzata, non voluta, che gli fosse in realtà estraneo ai fatti di cui si accusava. Di questo lei ha mai sentito parlare? No, non era. Non prendevo questi argomenti perché io dico era il mio lavoro. No, era... Però lasci perdere che averne sentito parlare, quindi dai suoi colleghi. No, assolutamente.
di forzature e di cose nella maniera più assoluta. Il turno durava quanto? Cioè la vostra permanenza 15 giorni. A rotazione era di sì, 15 giorni? Sì. Senta, avevate un registro, c'erano gli obblighi, diciamo, formali con la procura, con la questura di Imperia, ossia andare per... noi eravamo completamente autonomi. O c'era, diciamo, sotto il profilo, parlo sotto il profilo amministrativo? No. Un onere, come si dice, di firmare, per esempio, per gli straordinari? No, questo, allora, quando si faceva il servizio fuori sede, dottore, veniva fatto al termine del servizio una relazione conclusiva, nella quale il più alto in grado rappresentava il servizio fuori sede fatto nella località, ma non solo per, le dico, non solo per se si andava, perché se io sono stato questi 15 giorni qui, se io facevo 4-5 giorni al di fuori della struttura, quindi se la sera non tornavo in sede, lo straordinario veniva sul, avevamo noi un modulo in ufficio di straordinario, questo modulo di straordinario veniva segnato ogni giorno, perché veniva consegnato in segreteria, che naturalmente caricava questa contabilità. Questo quando eravate in sede? Anche fuori sede. E questo anche fuori sede? Nel fuori sede, al termine del servizio, il responsabile del servizio presentava una relazione di servizio nella quale spiegava dettagliatamente, giornalmente, il servizio di straordinario che era stato svolto. Nel servizio che restava invece giù a Palermo, veniva segnato soltanto fuori sede. Senta, la... eventuale, diciamo, l'eventuale rapporto, le eventuali richieste che lo Scarantino avesse avanzato per conferire con magistrati e avvocati, chi era delegato, diciamo, il personale nostro, il personale che era presente rappresentava in ufficio che c'era questa necessità. Quindi eravate voi che, se avessi avuto, se ci fosse stata la necessità di dover, ok, sì. In questo contesto ricorda se chiese, che ne so, l'intervento del dottor La Barbera, insomma? No, non ricordo, no. Le dico... i primi problemi che nascono o che potevano nascere dalla l'inserimento nella nuova abitazione del luogo. Ma lui si lamentava delle sue allocazioni, non gli piaceva mai un posto. Ecco, suppongo che gli spostamenti che abbiamo fatto pure nel periodo che ci sono stato io siano dovuti proprio a questo discorso, che lui non gradiva, voleva. Ogni volta c'era un problema, la televisione non funziona, quindi non era una gestione. Per questo le dico, non mi piaceva questo genere di servizio. Senta, una torno indietro, scusi, non c'entra nulla, eravamo partiti inizialmente dal suo intervento in Via D'Amelio. Lei era al mare, quindi non è tra i primi a arrivare, no, ovviamente. No. E chi è che dirige il servizio? Quando, cioè, lei si mette a disposizione o la chiamano, non so. No, non c'è stato bisogno di chiamare, così come quando è stato per la strage di Falcone, che non ero neanche... Esatto, era dovere civico nostro intervenire. In quel momento chi è che, per la squadra mobile, chi è che dirige l'operazione sul posto? Non mi ricordo. Lei sì, ovviamente si interfaccia per sì, che coordina in quel momento quella fase. No, però non ricordo, il dottor La Barbera non c'era quel giorno, se non ricordo male. Non so se c'era il suo vice, che forse era il dottore Fassari. No, però non ho certezza, le dico che sicuramente prendemmo pure delle iniziative. Io, sulla scorta dell'esperienza che avevo avuto sulla strage di Falcone, per esempio, mi prodigai io stesso a identificare alcuni residenti negli stabili che c'erano di fronte. Sì. Poi l'indomani mattina poi passai questa relazione ad altri settori che erano squadra mobile, c'era ancora pure forse qualche persona della Criminal Pole, però siccome non era il mio lavoro, io ho cercato di dare quel giorno questo contributo sulla scorta di quello che avevo fatto. Ricorda che è stato sentito dalla DIA tempo fa, nel 2010, sì, insomma, oggi lo dà dubitativamente, allora disse che era stato proprio, diciamo, si era messo a disposizione del dottor Fassari. Può essere, allora, le dico, dico che la sua dichiarazione era allora. Per carità, era lui sicuramente fresca, diciamo, il dirigente dell'ufficio in assenza, perché era il vice in assenza
del dottore La Barbera, sicuramente lui era sul posto e quindi ci siamo divisi, però feci io pure questa iniziativa perché il remore di quello che avevo fatto, che aveva avuto i suoi frutti, ho cercato di fare la stessa cosa. Un'altra, l'ultima domanda su, sempre su San Bartolomeo, sulla vostra presenza a San Bartolomeo. Se lei, questo luogo, questo punto d'appoggio, non so se era un albergo, no, dove si trovava questo luogo dove poi pernottavate? Ah, in albergo, noi era... Sì, ma era lì a San Bartolomeo o era lontano? Non so se era o a San Bartolomeo o vicini comunque, perché dovevamo avevamo la possibilità di arrivare sul posto eventualmente. Non ricordo, non so se... Cioè, chiedo se era Imperia, insomma, se era lì proprio nel luogo... Sempre dove nelle vicinanze di... dell'abitazione, sì, del collaboratore. Va bene, grazie. Prego. Io conoscenza. Ci dice il suo nome? Caterina Castelli, sono nata a Palermo il 1 gennaio del 1961 e sono in servizio presso la Questura di Palermo, commissariato Portanuova. Beh, prego, pubblico. Sì, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Le chiedo dove era in servizio nel corso del 92 e che qualifica aveva al tempo. Allora, nel 92 ero in servizio alla squadra mobile di Palermo ed ero agente scelto. Sì. In che ufficio, in che sezione della squadra? Ero alla narcotici fino al maggio, anzi mi correggo, luglio 92 ero in servizio alla narcotici. Allora diretta da? La sezione, se ricordano come funzionare, se no... Sinceramente credo forse il dottore Fassari, però non voglio essere, diciamo, non posso essere più precisa. Va bene, senta, e da luglio 92 poi? Poi dopo le stragi praticamente ho fatto un lungo periodo di servizio al gruppo Falcone Borsellino e facevo ascolto telefonico. Mm-hmm. Si occupava di quale delle due stragi? Certo. Strage di Borsellino. E ecco, se poi ci, appunto, andando avanti nel tempo, succede cosa? Sempre rimane all'attività di ascolto, le viene delegata qualche attività particolare poi? Allora, facendo attività di ascolto, poi nel frattempo avevo fatto partecipato a un concorso interno per la qualifica di vice sovrintendente che ho superato. Sono andata poi al corso, a frequentare il corso dal dicembre 90 92 a maggio 93. Aspetti, dottore, mi perdoni, io voglio essere sicura nelle mie risposte. Comunque, ritorno dal corso della sovrintendente che... Sono ritornata al punto di partenza, praticamente. Quindi, al gruppo Falcone Borsellino. Sì. Senta, il suo diretto referente... Sì, dicembre 93, mi perdoni dottore se mi permetto di... Dicembre 93 e quindi a maggio 94. Senta, ha seguito le peripezie, varie peripezie che riguardano Scarantino, le ha seguite da vicino o da lontano? In un certo senso, essendo... Che è stata delegata anche lei nel gruppo che poi ha seguito il collaboratore presso i vari... Io ricordo di essere stata... due volte nella località dove diciamo, viveva lo Scarantino. E cioè in quale delle tante località? Imperia. A Imperia, quindi la zona, sì, di Imperia, quindi San Bartolomeo a Mare. Sì, Imperia. Sì, 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 in territorio di Imperia. Senta, allora, innanzitutto le chiedo, nel corso di questa attività che viene fatta come gruppo di, cioè questa attività che lei svolge quale membro di questo gruppo di ascolto, ricorda se ha mai avuto il compito di sentire le intercettazioni che riguardavano Scarantino quando era già collaboratore?
Non ricordo, dottore. Io il gruppo di ascolto, come le dicevo, io ho fatto che ancora era urgente subito dopo la strage del dottore Borsellino. Sì, no, poi dopo il 94, quindi dopo diciamo, l'inizio della collaborazione di Scarantino, che è data a giugno 94. Lei fa ancora parte di questi gruppi di ascolto? Sì. Ecco. Come risulta? No, il gruppo di ascolto, un gruppo Falcone e Borsellino. Sì, vabbè, però, diciamo, mi perdoni. Personale dedito, diciamo, con cui sia delegato all'ascolto delle conversazioni, delle intercettazioni. Appunto, cioè, chiedevo di fissare la memoria su questo particolare, se ricorda, se questo collaboratore, cioè questo soggetto, allora collaboratore, quindi non più indagato, o meglio, non solo indagato in quanto ritenuto partecipe alla strage, ma a quel punto anche collaboratore, se ricorda se ci furono delle intercettazioni che riguardano lui o i suoi familiari. Forse i familiari sì, però ho un ricordo molto lontano, dottore, non lei perdoni, va, ma... Lei va a San Bartolomeo quando? In che periodo? Io sono stata a San Bartolomeo dopo che io avevo assunto la qualifica da vice sovrintendente, quindi dopo maggio 94. Mm-hmm. E adesso nel periodo sono andata due volte, per quello che mi ricordo sono andata due periodi diversi, però non posso essere precisa sulle date, mi ricordo solo che già avevo completato il corso da vice sovrintendente. Nel periodo in cui lei va a San Bartolomeo, ci dice com'era strutturato, quanti eravate e come era strutturato questo servizio? Eravamo in tre, io come donna e poi c'erano due colleghi uomini. Mm-hmm. E niente, ci occupavamo della gestione dello Scarantino e anche dei familiari, naturalmente. Io personalmente, essendo donna, accompagnavo molto spesso la signora Scarantino, se doveva andare al supermercato, per le sue cose, diciamo, per la vita, per la quotidianità, ecco. Mm-hmm. E quindi questo, poi andavamo a casa dello Scarantino, stavamo lì, facevamo la pausa pranzo, giusto per, poi tornavamo. E il servizio era gestito così, dottore, che solo la... Quindi fronteggiare le esigenze quotidiane di Scarantino e dei suoi familiari. Lei, sì. Appunto, in particolare quello della signora, sì, e credo dei bambini a quel punto. Assolutamente, sì, sì. Ora, in questi due turni, diciamo, queste due trasferte, sì, in periodi diversi, che lei in questo momento non riesce a collocare... Nel tempo no, no. Sicuramente sì. Dico, ricorda innanzitutto se, stando lì in casa, lei ha avuto modo di cogliere contrasti che sono sorti all'interno della famiglia, cioè del nucleo familiare, cioè tra lo Scarantino e la famiglia, ovvero tra lo Scarantino e il personale addetto alla vigilanza, alla sua sicurezza? No, assolutamente no, dottore, perché noi, io ripeto, quando ci sono stata io, e presumo che anche i miei colleghi, che via via ci siamo alternati, cercavamo anzi di dare conforto a questa famiglia, a sostenerla anche psicologicamente per la situazione in sé per sé, ma non ci sono mai stati contrasti tra il nostro personale molto e lo Scarantino. Molte persone che sono state sentite hanno per esempio fatto riferimento a una particolare, a un'esagerata gelosia di Scarantino. Ah, vabbè, quello sì. Spesso sfociava, che ne so, anche in contrasti con col personale, cioè voglio dire, gelosia forse. Sì, la gelosia, sì, quello io lo dico, perché c'è esagerata. Adesso non è che ci interessa, scusi, della gelosia, però voglio dire, se questo fatto ha generato, diciamo, episodi particolari, contrasti? Nel periodo in cui sono stata io, assolutamente no, dottore. Senta, il vostro coordinamento con il personale di impiega, in che modo avveniva? C'erano delle ordinanze, ricorda? Cioè, c'erano delimitazioni di compiti rispetto ovviamente ai colleghi che lavoravano in loco e che quindi avevano anche loro la... Dottore, mi dispiace, ma non me lo ricordo. E lei non ricorda lì la presenza
contestuale di personale. Credo che, forse stavano, credo che forse stavano fuori i colleghi. Ecco, appunto, dico. Mi ricordo dei flash, mi pare che stavano fuori i colleghi. Sì. Questo me lo ricordo. Con la questura Imperia avevate rapporti quotidiani, sporadici, c'era un contatto, un interlocutore da chiamare nel caso fosse successo qualcosa? Fosse... Se avevamo, diciamo, bisogno, allora sì, andavamo, però dico, io personalmente sono stata pochissime volte al... lì c'era un funzionario che non mi ricordo come si chiama, come, che era il nostro referente, qualora avessimo... non mi ricordo se era una dottoressa, però dico, non c'era, cioè, che andavamo tutti i giorni in questura. Non c'era per esempio un ordine servizio, una circolare che prevedesse che quotidianamente insomma si scambiassero le consegne, però, oppure voi vi recaste presso l'ufficio di gabinetto, presso altri uffici per, diciamo, riferire la situazione? Dottore, non ricordo di queste disposizioni al momento. Quando lei è su, è in veste di, diciamo, responsabile del servizio, dell'aliquota, sì, distaccata, o c'è un altro responsabile? Cosa? Quando lei, scusi, è su a San Bartolomeo, dico, sì, responsabile del servizio chi è? Ero io, perché ero il più alto in grado, in quella circostanza. Con lei ricorda chi c'era? Chi ci fosse? E allora, l'assistente di Gangi sicuramente, almeno una volta. Poi gli altri, se magari me lo ricorderei, perché io non sono passati, mi perdoni, sono 26 anni e non... Lo sappiamo, non c'è bisogno di storico. E non me lo, sinceramente. Va bene, non deve spiegarci la difficoltà a ricordare fatti così lontani dal tempo. Perché ormai, insomma, ne siamo consapevoli fin troppo. Volevo sapere, ricorda se però nei due periodi che lei ha rammentato vennero anche funzionari della squadra mobile? Di Palermo? Sì. No, perché c'era anche. No. No, dottore. Non che non lo ricordo. Questo lo esclude, diciamo. Io sì, escludo. Quindi non ci furono problemi tali da richiedere, insomma, la presenza in loco di un funzionario per risolverli, questo dico. No, io lo escludo, poi se effettivamente ci sono stati, ma in questo momento non me lo ricordo, io la pregherei di farmelo ricordare. No, perché io non ricordo faccio, di avere... Faccio appello alla sua memoria, ecco, per sapere se in quel periodo lei notò la presenza di questi funzionari. No. Senta, se comunque sia il suo referente, cioè lei come più alto in grado aveva la responsabilità del servizio, qualora fosse accaduto qualcosa, qualora ci fosse stato bisogno di interloquire con la questura, lei chi era il suo referente? Con la questura di Imperia? No, di Palermo. Quello forse sorta un problema, no? Chiaramente se io avessi qualora fosse sorto un problema, io qui c'era il funzionario di riferimento che a quel tempo forse c'era il dottore Ricciardi ancora, mm-hmm, perché quest'ora la Barbera non c'era più. Le chiedo, insomma, non c'era una necessità, cioè visto che si trattava di un collaboratore importante e irrequieto, allora non c'era una sorta di rapporto giornaliero con qualcuno che diceva no, è tutto bene, allora, oggi dottore, non ha dato fastidio? Che forse un collaboratore un pochettino particolare, quello sì, però cercavamo, cioè, quando aveva quegli attimi un pochettino si innervosiva o perché, ma per cose sue, allora cercavamo di parlare, insomma, non dico di fare psicologi, assolutamente no, però se il collaboratore aveva la possibilità di telefonare e quindi di avere contatti
con l'esterno o quantomeno con persone della, con appartenenti alle forze dell'ordine, quindi con la questura? Non me lo ricordo, dottore, non me lo ricordo. Ricorda se venne effettuato un servizio di intercettazione telefonica nei confronti di Scarantino nel periodo in cui era... È probabile che sia stato fatto un servizio di intercettazione, dico, non lo escludo, dottore, assolutamente, ma in questo momento io non me lo ricordo. Se ci sono degli atti a mia firma... Dire. Ci sono altre cose, ma le chiedo no, per dire, perché magari in questo momento è ovvio che se dico, ci fosse la tua firma l'avrei già non si tratta di fare figuraccia, si tratta insomma di rammentare dei fatti, se poi insomma ci rendiamo tutti conto della difficoltà oggettiva di rammentare episodi lontani nel tempo. Il dottor La Barbera, con il dottor La Barbera avete mai avuto modo di parlare o ha mai sentito o avuto modo di sentire il dottor La Barbera riferirsi allo Scarantino in che termini? Nel periodo della sua collaborazione, intendo. Dottore, io quando c'era il dottor La Barbera io non avevo rapporti diretti con il dottore La Barbera. Perché c'erano, o perché magari c'era un ispettore che era un mio superiore, c'era un funzionario di riferimento, ma il dottore La Barbera direttamente non ricordo di aver mai avuto contatti. Senta, dove al tempo dove dimoravate? Ce lo ricorda la struttura presso la quale poi la sera? In un albergo. Sì, no, dove si trovava questo albergo? Si trovava nelle vicinanze a Imperia. Era Imperia, però quanto fosse distante dal luogo in cui lo Scarantino viveva. Ecco, le chiedo, ma nel caso in cui ci fosse stata un'urgenza, una necessità, voi avevate previsto dei turni continuativi? Cioè la vostra presenza era continuativa, anche notturna, presso la casa del se era necessario, sì. Ecco, se fosse stato necessario se non eravamo pronti subito ad accorrere. Ecco, quindi lo Scarantino come si metteva in contatto con voi? Cioè voi come potevate essere reperiti prontamente qualora ce ne fosse stato bisogno? Cioè io ho capito che andavate lì la mattina e fino a sera insomma lo seguivate. Dopodiché dimoravate in un albergo di Imperia. Sì, dico, sì. Ora se lo Scarantino, cioè poi c'era una pattuglia che stava all'esterno che provvedeva la vigilanza diurna e notturna. Detto questo, se nelle necessità di Scarantino ci fosse stata quella di riferire urgentemente qualcosa a qualcuno del gruppo Falcone, perché era Falcone Borsellino, sicuramente c'erano i colleghi che stavano fuori come vigilanza e si rapportava con loro, sì. E poi tramite la questura, dico, non, quando ci sono stata io in quei due periodi non ricordo che c'è stata questa emergenza notturna, mm-hmm. Anche perché noi dico stavamo là fino a oltranza, cioè non è che noi alle 8 ce ne andavamo, stavamo a oltranza, che anche per fare compagnia alla signora, ai bambini, diciamo che poi io personalmente essendo mi sono quasi affezionata a quei bambini, perché dico lontana dalla famiglia, cose, quindi dico, non avevamo noi un ordine di servizio, nel senso che andavamo la mattina e potevamo, cioè non stavamo fino a quando stavamo, non avevamo un orario ben preciso. È chiaro. Questo. Senta, è normale, è noto, insomma, diamo per scontato che il tasso di scolarizzazione dello Scarantino e della sua famiglia fosse al tempo molto basso. Quindi se lei è in grado, ciò premesso, di dare insomma qualche informazione in più sulle capacità espressive dello Scarantino, cioè se e in che modo si faceva comprendere, non dico a gesti, ma insomma se era in grado di scrivere un'istanza, per esempio, se aveva bisogno del vostro aiuto per formulare anche le pratiche burocratiche che credo con false generalità potevano riguardare la posizione sua e dei suoi familiari. Come ha detto lei, dottore,
Scarantino era proprio una persona ignorante, poi non aveva studiato, insomma, l'inglese lo conosciamo tutti, è inutile ribadire le stesse cose. Ma in questo momento, se lui avesse avuto, nel periodo in cui ci sono state, avuto delle esigenze da sottoscrivere delle cose, io non me lo ricordo, e tantomeno avrei fatto io, cioè avrei scritto io, dico, avrei fatto scrivere lui, seppure ignorante, quello non avrei mai formulato io le sue richieste. Cioè, non avreste, diciamo, fatto una sorta di minuta, cioè non l'avreste aiutato, diciamo, aiutandolo a redigere una minuta, un'istanza per quelle che erano le esigenze burocratiche. Ma dico, non avrei scritto io, magari l'avrei aiutato, nel senso che scriverlo in maniera più corretta. Ma dico, ma non ricordo che sia successo quando ci sono stata io. Senta, nel corso del periodo in cui lei c'è stata, ricorda se ha avuto impegni processuali, se ha dovuto far fronte a impegni processuali, cioè se è stato escluso da magistrati, da pubblici ministeri, ovvero se ha dovuto partecipare a udienze pubbliche? No, non credo proprio. Non ricorda se in quel periodo si allontanò per brevi o periodi più o meno lunghi? Senta, lei dice... non si è allontanato, non ho compreso la risposta. Allora, non ricordo che si sia allontanato, dottore. Caso in cui si fosse allontanato, voi l'avreste seguito, cioè avreste, cioè in caso di questi spostamenti, eventuali possibili spostamenti, perché il collaboratore ovviamente può essere naturalmente chiamato a fare il suo dovere, quindi a essere escusso presso vari sedi giudiziari. Dico, era previsto che voi seguiste il collaboratore? Certo. No, io potrebbe essere stato un altro organo preposto allo spostamento, c'era già il Servizio Centrale di Protezione, quindi le chiedo se c'era una disciplina, un protocollo che prevedesse questa ipotesi e quindi anche come si doveva modulare il relativo servizio di scorta. Allora, io penso che qualora avesse avuto un impegno di giustizia e quant'altro, sicuramente non l'avremmo seguito. Però non mi chieda se c'erano le disposizioni, perché io l'ho già detto che non ricordo se c'erano delle disposizioni scritte, proprio non lo ricordo. Senta, lei ricorda che nel periodo in cui si trova a San Bartolomeo, Scarantino rende poi una dichiarazione che viene trasmessa da un'emittente privata, da Italia 1, nel corso dello studio aperto, questo nel luglio del 95. A memoria di questa circostanza? No. Lei ha conoscenza? Lei ha mai sentito parlare di un certo Pipino? Vincenzo Pipino? Detenuto nel 92 nel carcere di Venezia e poi di... Non ho mai sentito, non ricordo di avere questo Pipino, non mi dice nulla. Questo. Non mi dice nulla. Poi nel 92, ripeto, dottore, mi scusi, io ero un agente e quindi non ero... Sì, ma non deve giustificarsi. Non deve giustificarsi, se lo ricorda bene, la domanda è legittima e la risposta è quella che insomma affiora al suo ricordo. Non le dice nulla? No, giusto, non mi dice nulla questo Pipino, come si chiama. Non le ho chiesto se lei era presente nel giorno della strage, cioè se si è recata per il sopralluogo. Per... La strage di Borsellino? Allora, io ero libera dal servizio quel pomeriggio, sono stata contattata dalla squadra mobile,
che mi hanno chiesto di andare in servizio a disposizione di un sovrintendente allora, e siamo andati là. Ricordo che mi sono recata pure sul posto. Dopo quanto tempo rispetto al fatto? Dunque, la strada... saranno passate, perché quando mi hanno contattata io subito mi sono recata alla squadra mobile, giusto il tempo di organizzarci e quant'altro. Saranno passate 3 ore, 4 ore, era ancora giorno, questo me lo ricordo, che era ancora giorno. Senta, nella la persona che gestisce il servizio quando abbia da meglio, ossia diciamo il coordinatore che lei incontra poi abbia da meglio, chi è? Ma c'era tanta gente, sì, no, io le chiedo solamente se ricorda io... che il suo, cioè, vai a Via D'Amelio e rispondi a Tizio, voglio dire, se c'era una persona che aveva la responsabilità del servizio. Guardi, proprio in quel momento nessuno capiva niente di quello che era successo, eravamo tutti naturalmente disperati per la morte dei colleghi, la morte del giudice, quindi dico, sono momenti che là tu arrivi là e non veramente perdi la cognizione. Io ricordo che vedevo i pezzi di carne dei miei colleghi per terra, lascio immaginare. Certo, va bene, grazie.